Ciao a tutti, in questo video voglio farvi vedere come si mettono le marce e i servizi di questo New Holland T5-115 Electro Command. Monta un motore 4 cilindri turbo da 3400 cm3 per un peso di 4200 kg circa ed è stato prodotto dal 2012 al 2017 circa. Come potete vedere il trattore è in uso in spandimento di letame. Quindi, come per il video del New Holland T7-270, faremo un video misto in cui farò vedere i comandi e andremo anche in campo. Allora, cominciamo. Dunque, tra i pedali troviamo questo pedalino che premendolo ci servirà per abbassare il volante, mentre invece qua sotto troviamo questi pulsanti che ci serviranno per navigare attraverso il menu centrale del display. Troviamo poi sotto il volante questo interruttore che è quello delle quattro frecce, mentre invece con questa leva comanderemo le frecce, gli abbaglianti, il tergicristallo anteriore e il clacson, mentre invece qui troviamo la chiave di accensione. Sulla sinistra invece troviamo l'inversore. L'inversore adesso è in posizione di folle. Se io lo porto in avanti il trattore avanzerà, se io lo porto indietro il trattore andrà in retromarcia. Per metterlo in folle premiamo questo pulsante nero e il trattore andrà in folle. Sulla sinistra troviamo questa leva che è la leva del freno a mano. A destra cosa troviamo? Troviamo la radio, l'interruttore per il lampeggiante, l'interruttore per le luci ausiliare, l'interruttore per accendere le luci in cabina e all'esterno, l'interruttore che ci permetterà di selezionare tra freno della presa di forza e presa di forza automatica, quindi a seconda che noi avremo il sollevatore in alto o in basso si accenderà e si spegnerà da solo. Questo è l'interruttore per accendere le luci esterne della cabina e le sue varie alternative. Ok, adesso andiamo e finiamo dopo. Dicevamo, con questo selezioniamo la temperatura, mentre invece con questo la velocità dell'evento, le premendole avremo il climatizzatore. Thank you.
Benissimo, allora eccoci in campo dove eravamo rimasti alla climatizzazione, mentre invece sulla sinistra troviamo l'interruttore che fa da staccabatteria e l'interruttore per il pergilunotto posteriore. Sulla destra poi troviamo altri comandi, dunque questa è la levetta dell'acceleratore a mano, mentre invece con questo comanderemo il sollevatore. Con questa levetta comanderemo la posizione del sollevatore, mentre invece con questo lo sforzo controllato. E con questo pulsante bilanciere potremo alzare e abbassare il sollevatore in maniera automatica. Con queste tre leve comanderemo tre distributori idraulici. Questo è il pulsante della presa di forza, che per accenderlo si preme e si porta verso l'alto, e per spegnerlo basta ripremerlo. Con questa leva gialla potremo selezionare i giri della presa di forza. Adesso è in 540, può essere in folle, oppure in 540 economica, oppure 1000 giri. Con questi tre potenziometri determineremo dei valori del sollevatore. Questa è la reattività dello sforzo controllato, questa è la velocità di abbassamento del sollevatore, che se portata fino alla fine il sollevatore sarà bloccato. Mentre invece questa è l'altezza massima che raggiungerà il sollevatore quando lo alzeremo. Qui, se ci fosse il radar sul trattore, ci sarebbe il potenziometro per selezionare lo slittamento con i valori del radar. Con questi due pulsanti selezioneremo due regimi memorizzati. Per accenderlo si preme questo bottone verso l'alto. Mentre invece con questo pulsante potremo passare tra un regime e l'altro. Mentre invece con questo pulsante aumenteremo o diminuiremo i giri dei due regimi memorizzati. Con questo pulsante selezioneremo invece l'aggressività dell'inversore. Adesso è bassa, così invece è un'aggressività più alta. Mentre invece questo è il pulsante per il bloccaggio dei differenziali, che può essere automatico verso l'alto oppure sempre inserito verso il basso, mentre invece questo è il pulsante della doppia trazione, automatico verso l'alto, sempre inserito verso il basso. Benissimo. Questo trattore. Pronto? Il cambio, allora, questo trattore monta il cambio electrocommand, vuol dire che dispone di 16 marce avanti e 16 marce indietro, e le marce sono suddivise in due gamme. Adesso noi siamo nella gamma veloce, dove potremo selezionare le prime 8 marce, mentre invece se io premendo la frizione tirassi la leva indietro, potrei selezionare le marce dalla prima all'8. Mentre invece portando la leva in alto posso selezionare le marce dalla nona alla sedicesima. Adesso io sono in nona, vado in strada. Per cambiare marcia ci sono o i pulsanti della lepre e della tartaruga sulla leva delle gambe, oppure questi. Adesso io premo quello della lepre, sono in decima, undicesima, dodicesima. Se voglio passare in tredicesima, posso premo il pulsante della lepre, ma sentite questo rumore? Non posso, perché prima devo dare il consenso con quest'altro pulsante. Allora, premo questo pulsante, quello della lepre, ed eccomi in tredicesima. E da qui adesso posso andare in quattordicesima, quindicesima e sedicesima. Quindi praticamente le gambe di questo trattore sono 4, dove avremo due macro gambe per le quali bisogna per forza premere la frizione. E avremo invece due gambe all'interno di queste due macro gambe, ne avremo altre due più piccole dove si può passare dall'una all'altra senza l'uso del pedale della frizione, ma solo premendo questo pulsante di consenso. Grazie.
ti chiedo scusa se il giro è stato un po' frettoloso, ma era l'ultimo giro che c'era da fare con il rimorchio del letame e quindi ho dovuto dire le cose un po' in fretta, ecco, spero di non essermi dimenticato niente. Benissimo, adesso mettiamo in folle, tiriamo il freno a mano. Dunque, adesso una rapida controllata, ma mi sembra davvero di avervi detto tutto. Comunque legami, distributori idraulici, pulsanti per cambiare marcia, presa di forza, doppia trazione, bloccaggio del differenziale, aggressività dell'inversore, regimi memorizzati, velocità della presa di forza, comandi del sollevatore idraulico, sollevatore posteriore. Acceleratore a mano, quindi dai, mi sembra, ripeto, di avervi detto tutto e niente, adesso spegniamo il trattore perché non deve più fare niente. Spegniamo le luci, lampeggiante, le luci. E questa è una centralina per comandare la pressa nel caso fosse attaccata. Adesso prendo le mie cose. E niente, io ho finito, spero che il video vi sia piaciuto, come ho detto prima, spero di non essermi dimenticato niente. E se il video vi è piaciuto, lasciate un like, commentate e iscrivetevi, perché presto ce ne saranno di nuovi. Alla prossima!